Buongiorno a tutti, io sono Anna e benvenuti nel mio canale. Vi dico già da subito che questo video non lo volevo registrare perché mi sembrava una cosa che non è molto inerente al mio canale. Poi ho pensato che comunque il mio canale non è solo sui libri o i manga, è sulle cose che mi piacciono, le cose che faccio io e questa è una cosa a cui ci tengo particolarmente e quindi ho voluto farlo. Ma di cosa sto parlando? Se avete letto il titolo, ovviamente già lo sapete, ma ve lo ripeto, sto per prendere il mio primo animale domestico. Sì, avete capito bene, io ho 20 anni e non ho mai avuto un animale domestico se non dei pesci rossi. E come dire, non sono l'animale che fa più compagnia al mondo e io sinceramente non li considero neanche animali domestici perché sono pesci. Diciamo che se non è un mammifero, io faccio molta fatica a considerarlo un animale domestico. Ci sono anche le tartarughe che sì, possono essere considerate come tali, però secondo me un mammifero ti fa più compagnia rispetto a qualsiasi altro animale. Quindi in sostanza io non ho mai avuto animali domestici, mai. Ho sempre voluto un criceto, fin da quando ero piccola, l'ho sempre chiesto ai miei, ma i miei mi hanno sempre detto di no perché sporcava, ero troppo piccola, non me ne potevo prendere cura abbastanza bene perché non ero abbastanza responsabile e ai tempi tutte queste ragioni avevano senso. Ora però io sono grande, ho 20 anni e finalmente posso avere il mio primo animale domestico che sarà appunto un criceto. È il massimo tipo che posso permettermi, non il fatto di soldi ma proprio anche da tenere e prendermene cura. Un cane sarebbe stato troppo perché comunque un cane bisogna portarlo fuori almeno 2-3 volte al giorno, mattina e sera, anche se piove, nevica, qualunque siano le condizioni del tempo. Io ho la fortuna di comunque avere un giardino molto grande subito dopo casa mia, quindi volendo non sarebbe il problema avere un cane, ma ho davvero pochissimo tempo da dedicare a un animale e se dovessi portarlo in giro 2-3 volte al giorno probabilmente non ce la farei e il povero animale soffrirebbe tantissimo. Invece i gatti, se voi state chiedendo allora perché non prendi un gatto che è molto più semplice, i gatti mi piacciono ma non mi fanno impazzire, quindi se devo avere un animale voglio che sia comunque qualcuno che ti possa tenere tanta compagnia e ti dia affetto. Invece i gatti io li vedo molto più come animali comunque che stanno un po' per il conto proprio e ti cercano solo quando hanno bisogno di mangiare e non li puoi, diciamo, costringere a farti le coccole. Quindi anche i gatti ho detto no, e l'ultima cosa che avrei voluto appunto era un criceto, visto che comunque lo volevo da fin quando ero piccola, quindi ho detto un criceto è perfetto, mi occupa poco tempo perché alla fine basta cambiare il cibo, l'acqua, pulire la gabbietta almeno una o due volte a settimana e poi si può giocare, ho letto, soprattutto di sera e non di giorno, perché di giorno comunque dormono e loro sono animali notturni e per me è perfetto visto che io di giorno non ci sono quasi mai, quindi è perfetto per me. E ho detto sì, il criceto è il mio animale, è un ottimo inizio, quindi ho detto prendo un criceto. Tutta questa premessa per dirvi che appunto avrò il mio primo animale domestico finalmente e quindi sto facendo questo video perché questo sarà un vlog dove vi mostro tutte le cose che andrò a fare prima di acquistare l'animale e poi vi farò vedere quando l'avrò acquistato. Ok, allora come potete vedere qua ci sono tre pacchi Amazon, uno, due e tre, questo qua, e sono tutte cose per il criceto che ora andremo ad aprire insieme. Ok, allora partiamo da questo qua. Spostiamoli. Ok, allora questo qui non so se vedete dalla foto, spero che ci sia abbastanza luce perché sto usando la luce del sole, ne sto approfittando che oggi è una bella giornata. E sono praticamente queste specie di vaschette per i criceti dove all'interno si mette dentro una polverina che praticamente serve per lavarli e il criceto va dentro di sua spontanea volontà, quando si sente sporco si rotola lì dentro e si lava. Io l'avevo visto su Instagram, nel mentre che parlo lo apro, cercherò di aprirlo. Oh, facile, ok. Io l'avevo visto su Instagram che ce l'aveva tipo un coniglio ed era carissimo. Oh, se non era un coniglio era forse un cincillà ed era carinissimo e io lo avevo adorato. Ed ero, no, vabbè, ma che cosa troppo carina. Quindi quando ho visto che c'erano anche per criceti ho detto io lo devo prendere, io lo devo prendere. E nulla, e nulla, adesso ve lo faccio vedere. Queste sono le due parti, vedete, scatola via. Queste sono le due parti, che questa è la parte di sotto e questa è la parte di sopra. Ok, forse al contrario.
Ok, sì, ok, dai che ce la posso fare. È questa vaschetta trasparente di plastica e ha qua un buco dove appunto far entrare il criceto e anche tipo una pedalina di lancio, che così il criceto va direttamente, e all'interno si mette questa polverina per pulire il criceto e lui ci andrà di sua spontanea volontà, o credo che possiate anche metterlo voi volendo, ma credo che sia principalmente di sua spontanea volontà. Quando si sente sporco va qua dentro e viene pulito dalla polvere, si rotola in questa polverina bianca che io non ho ancora comprato perché volevo prenderla nel negozio quando compravo il criceto, e poi appunto il criceto si autolaverà. Ha questa forma super carina, tipo una nuvoletta, non so se vedete che ha questi bozzi qua che ricordano un sacco una nuvoletta, ed è stracarina in plastica e lucida e mi piace un sacco. Ha anche qua sotto quattro piedini che così se l'appoggiate comunque non sta attaccata al terreno ma sta comunque un pochino sopraelevata, e c'è anche questo cucchiaino che danno in omaggio con la punta che ha forma di cricetino e adoro, e questo cucchiaino serve per setacciare la sabbiolina, credo, cioè molto probabilmente servirà per questo. Ok, ora passiamo a questo qua sotto, perché io in realtà so già che cosa c'è nei pacchi, perché appunto li ho ordinati io, e so già in realtà cosa c'è in cosa, perché per via del peso comunque avevo visto i giorni in cui mi dovevano arrivare questi pacchi, e tipo questo qua è arrivato il giorno in cui mi aveva scritto Amazon che mi doveva arrivare questa determinata cosa, perché questi pacchi mi sono arrivati in giorni diversi. Comunque questo mi è arrivato l'altro ieri, mentre gli altri due mi sono arrivati oggi. Ok, apriamolo. Adesso dovrei aprirlo dalla parte dove si vede il mio indirizzo, cosa non bellissima, quindi lo aprirò cercando di non farvi vedere il mio indirizzo. Magari strappo via un po' tutto, così mi viene meglio. Ok, 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 ce l'ho fatta. Vediamo se riesco a sdraiarlo, farvi vedere. Ok, sì, sì. Già vedete qualcosa. È niente di speciale, niente di che, in realtà questa è la cosa meno emozionante di tutte. Adesso la tolgo e ve la faccio vedere meglio. Come avrete probabilmente intuito, sono questi due sacchi di truciolato per animali. Vedete? Per animali di piccole dimensioni, qua c'è un criceto e dei conigli, e sono truciolati di albero, vabbè 100% vegetale, ma va, è legno, assorbente, 100% compostable, boh, non so cosa sia, e sono un chilo. Ne ho presi due perché si potevano prendere minimo due, quindi ne ho presi due, anche se dopo vedrete le dimensioni della gabbietta, ma è abbastanza piccola, quindi credo che uno di questi mi durerà per molto molto tempo. E niente, questa sarà la lettiera del criceto. Ovviamente sto pensando già di mettere sotto anche magari della carta igienica e sopra questo, giusto per fare prima uno strato assorbente che non va così a diretto contatto con la plastica della gabbietta, però poi queste cose devo ben vederle. Anzi, scrivetevi nei commenti se per caso voi avete già un criceto, un coniglio, e sapete se fare una cosa del genere, cioè mettere prima sotto della carta igienica non profumata, perché ho letto che se è profumata non va bene. Però appunto non profumata sotto come strato tra la plastica della gabbietta e il truciolato va bene oppure no, o va benissimo solo il truciolato, fatemelo sapere. Ora io avrò questi due pacchi per un bel po' di tempo e non saprò dove metterli, devo trovargli un posto, ma ho parlato anche troppo di questo, non è per nulla importante, passiamo alla cosa per cui io sono più in hype, cioè la gabbietta. Incredibile come il truciolato abbia già iniziato a perdere pezzi di legno ovunque di già. Perfetto, devo trovare un posto dove metterli dove non sporcano, probabilmente li dovrò mettere in un sacchetto perché altrimenti mi sporcano mezza casa. Comunque, qua c'è la gabbietta, cercherò sempre di aprirlo senza farvi vedere il mio indirizzo, ovviamente, se ci riesco. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Un po' di casino, ma ce l'ho fatta. E adesso sono anche io curiosissima di vedere com'è all'interno, perché è da montare e, cioè, dobbiamo assemblarla insieme. Dovremo assemblarla insieme e io ho molta paura. Allora,
Ah, ok, c'è una scatola dentro. Pensavo fosse a pezzi. Perché pensavo fosse a pezzi? Ha molto più senso che sia fatta così, sia messa così. Ok, onestamente non vi so dire quale processo mentale io abbia fatto perché pensassi che dentro il sacchetto di Amazon la gabbietta fosse già con i pezzi smontati e non ci fosse una scatola. Non so qual è stato il mio processo mentale, ma probabilmente il mio cervello ha smesso di funzionare per un attimo. Appunto, questa è la gabbietta, è nella scatola e ora andremo a montarla. Ok, allora c'è dello scotch, quindi vado a toglierlo. Ok, facilissimo, facilissimo. Ok. Ho comprato questa gabbietta perché le recensioni che ho visto su Amazon dicevano che era buona. Io ovviamente non me ne intendo di queste cose perché, come dicevo all'inizio, e... Ok. Stavo dicendo, come dicevo all'inizio, io non mi intendo di queste cose perché non ho mai avuto un animale domestico. Mi sono informata su internet ovviamente prima di fare qualunque cosa, infatti quando ho comprato il truccellato da mettere nella gabbietta del criceto mi ero andata a informare quale fosse il migliore da mettere e dicevano di non mettere quello tipo di cedro ma di mettere quello di pino, di una specie di pino credo, non mi ricordo. Comunque sia, quando poi l'ho comprato sono stata attenta a vedere che fosse un truciolato che derivasse da un albero compatibile con il legno che possono comunque starci i criceti e non alcuni tipi di legno che ho letto che contengono degli oli che li possono far star male. Quindi mi sono abbastanza informata, però comunque nonostante abbia fatto le mie ricerche su internet, che carino, oh, adoro! È tipo il tetto di una casetta fatto a forma di cappella del fungo. Infatti se vedete qua le parti anche un po' a pallini dove ci sono la texture del fungo. Carino. Comunque stavo dicendo che nonostante io mi sia informata su internet, ovviamente non sono diventata un'esperta e quindi io non so se sto facendo delle cavolate e sto comprando cose che non vanno bene per il criceto. Quindi se qualcuno di voi sa per caso qualcosa in più di me, e non ci vuole molto perché come ho detto prima non sono un'esperta, questo è il mio primo animale domestico e il mio primo criceto, quindi non ne so assolutamente nulla e vede che sto facendo qualcosa di sbagliato che non dovrei fare, vi prego ditemelo e fatemelo sapere che provvederò subito a sistemare e a rimediare i miei errori. Nel mentre sto capendo che non riesco a fare due cose contemporaneamente perché mentre vi faccio vedere le parti di questa gabbietta per criceti mi sto rendendo conto che non riesco a parlare e a fare un discorso di senso compiuto, perfetto. Quindi non ho le doti del multitasking. Questo che cos'è? Ah, è tipo un tubo dove deve salire? Scusate, come faccio a tenerlo attaccato? Vabbè, ci penserò dopo. Sto vedendo molte parti di oggetti che io non so sinceramente proprio che cosa facciano. Cioè, cos'è sta roba? La ruota? Credo che questa sia la ruota. Oh mio Dio, io spero che ci siano le istruzioni per fare questa cosa, perché onestamente senza istruzioni può essere un problema. Ok, una corda. E questo che cos'è? Ah no, ok, qua c'è questi cosi qua triangolari gialli sono da mettere ai lati della gabbietta. Qui è dove ci va il cibo, questo non lo so e il resto non lo so, ma lo apriamo dopo. Perché questo è quello più incastrato bene, quindi lo apriamo dopo. Ok, e finalmente qua... Ah! Nulla, non è successo niente. Comunque stavo dicendo, finalmente qua c'è la gabbia vera e propria alla fine, perché questa è dove sarà il criceto. E poi vabbè, c'è anche questo. Non so cosa sia.
Bene, ora fatemi leggere le istruzioni e torno da voi tra un attimo. Ok, non ci sono le istruzioni, tutte le scritte sono in spagnolo e io il spagnolo l'ho fatto alle medie, quindi il mio spagnolo non è così buono, ma non importa, questa è l'immagine della gabbietta come dovrebbe diventare alla fine. Qua ci sono sui lati altre immagini più nel dettaglio delle cose che ci sono dentro, vedete? Quindi spero che con questo riuscirò a cavarmela e a trarre fuori qualcosa di buono. Speriamo, perché vi giuro non ci sono istruzioni all'interno né sulla scatola. Ci sono scritte delle descrizioni, ma da nessuna parte c'è scritto come dovrei fare questa cosa e sono abbastanza preoccupata. Comunque, ripeto, questa è la gabbietta, come dovrebbe venire, questa è la versione azzurra, non è, io ho preso questa qua, ok, questa qui gialla, ok, e nulla, proviamo a montarla! Ok, allora, queste erano tutte le cose che c'erano all'interno della scatola, appunto, come vi ho detto prima, non ho istruzioni, ho solo l'immagine di riferimento che c'è sulla scatola, ma spero che non sia una cosa troppo complicata. Adesso vediamo che disastro viene fuori. Ok, ho cambiato inquadratura perché avevo la telecamera in mezzo e sinceramente non sarei riuscita a puntarla con la telecamera lì. Già ho fatto fatica ad aprire i pacchi, quindi ho cambiato inquadratura. Spero che voi vediate qualcosa di quello che farò, anche se sarà un completo disastro, perché appunto senza istruzioni io non so cosa fare. Ma ci si prova, ci si prova. Quindi questa è la struttura base. Il problema ora è capire come si aggiunge il resto. Sono riuscita a costruire il primo piano, diciamo. Qua c'è il tubo dove può salire, questa è la piattaforma del primo piano e qua c'è una graziosissima casetta a forma di fungo e in realtà qua c'è un buchino per metterci anche un pezzo di corda che però a me non fa impazzire, cioè proprio qui che penda così non mi piace, quindi credo che molto probabilmente glielo metterò, perché glielo metterò, ma magari glielo metto qua sopra senza farlo pendere in quella maniera che sinceramente non mi piace troppo, ecco. Alla fine ho deciso di mettergli questo pezzo di corda perché avevo paura che lasciandogli il buco si rischiasse di farsi male e quindi ho deciso di metterglielo. Allora, non ci posso credere,
perché ci ho messo davvero davvero tanto. So che nel montaggio non sembrerà, ma vi assicuro che ci ho messo davvero tanto. Quindi mi sembra quasi impossibile di averla finita, ma eccola qua in tutto il suo splendore. Tra l'altro è passato talmente tanto tempo che ho perso anche la luce del giorno, ma lasciamo perdere. Adesso ve la faccio vedere più nel dettaglio però. Allora, qua c'è l'abbeveratoio, qua c'è la vaschettina da dentro. Adesso faccio vedere. Qua dentro c'è la vaschettina del cibo e, come avete potuto vedere, qui c'è questa cosa di plastica che serve a chiudere. E faccio così, si riapre. Ora guardiamo un po' com'è all'interno e vedete, alla fine ho messo lo spago, come vi dicevo che alla fine ho ceduto perché mi preoccupava il buco in alto e avevo paura che il criceto ci finisse dentro, cioè non completamente, però magari lì si impigliava una zampina, così non mi sembrava il caso, ecco. Poi abbiamo, ovviamente qua ci dovrò mettere tutto il truciolato, ma per ora non lo farò, lo farò quando andrò a prendere il criceto, così è bello fresco e non si impolvera. Qui abbiamo il suo tubo, vedete questo tubo trasparente, e la sua ruota che mi ha fatto perdere un sacco di tempo per montarla. Se saliamo su, poi vi faccio vedere da fuori perché da dentro non so se rende. Abbiamo il secondo piano, eccolo qua, fatto così, il criceto arriva dal tubo in quel buco lì, sale su e ha la sua casettina a forma di fungo. È questa casettina super carina, dopo appunto ci metterò tutto il truciolato. È stracarina, ma ci ho messo davvero troppo tempo a montarla, specie perché non ci sono le istruzioni, quindi sono dovuta andare tutta a logica, ma non importa, non importa, va bene così. Ora spero che la prossima clip che vedrete sarà di me che vado a prendere il criceto. Ok, è giovedì, sono passati 2 giorni da quando ho montato la gabbietta, ora ci ho messo la segatura, ho messo l'acqua e dovrei andare a prendere il criceto tra poco. Ok, allora, è passato un giorno in realtà perché ho voluto farlo ambientare un attimo, infatti se vedete laggiù si è creato già una piccola tana. Comunque, eccolo qua! Questo alla fine è quello che ho scelto, tra l'altro cosa super divertente, quando sono andata a sceglierli c'erano diverse teche, come forse avete visto nel video, e di questi ce n'era tipo uno o due che gironzolavano e io ho detto vabbè dai, ne prendo uno di questi. Quando abbiamo chiesto alla ragazza che c'era lì, lei fa va bene, allora adesso ti faccio vedere quelli che ci sono e poi così tu scegli, e ha sollevato tipo delle noci di cocco dove erano rintanati e ne sono sbucati fuori una ventina, e io e le mie amiche con cui sono andata a prenderlo non ce l'aspettavamo e siamo rimaste un po' scioccate da vederne così tanti, e alla fine ho scelto lui che è super piccolo, avrà giusto qualche giorno ed è davvero davvero carino. Appunto l'ho preso ieri, è passato già la notte qua, cioè gli sto cercando di dare il tempo di ambientarsi. Cosa stai facendo? Comunque per chi se lo stia...
Comunque carino. Comunque, per chi se lo stia chiedendo, il suo nome è Spike, è un maschio, e l'ho chiamato Spike in onore, diciamo, di un personaggio di Buffy la mazza vampiri che mi piace particolarmente. Vi metto anche magari qui a fianco la foto, ma per chi ha visto la serie sa di chi sto parlando. E appunto il suo nome è Spike, gli ho messo nella sua gabbietta anche una ciotolina con dell'acqua perché avevo paura che non sapesse come funziona l'abbeveratoio e appunto non andasse a bere ed ero preoccupata che non bevesse e non so cosa stia facendo adesso, credo che si stia scavando una tana. Perfetto. Comunque guardatelo lì, tra l'altro si è appena svegliato perché comunque è pomeriggio, è abbastanza tardi e lui si è appena svegliato, ha dormito tutta la mattina ed è stracarino. E non l'ho ancora voluto toccare, non l'ho ancora preso in mano perché sto aspettando che prima si ambienti un po' alla nuova gabbia e comunque alla nuova casa. E nulla, eccolo qua. Diciamo che ho passato molto tempo tra ieri e oggi a guardarlo perché è davvero davvero troppo carino. E nulla, sono davvero felice di avere questo animale domestico che appunto è il mio primo. E adesso comunque dovrò fare dell'accortezza alla gabbia perché mi sono resa conto che la segatura è un po' poca, dovrei aggiungercela e questo piano superiore fa fatica, fa davvero fatica a salirci perché è molto piccolo. Non riesce a salire dal tubo, quindi credo che lo dovrò abbassare. E anche la ruota devo sistemargliela un attimo perché è troppo dura. Ho visto che lui non riesce a salirci e sinceramente non posso non fargli usare la ruota, quindi dovrò provare a sistemarla e a renderla che gira in pratica. E nulla, questo è tutto. Saluta Spike. No, non vuole salutare, secondo me si deve ancora abituare. E niente. Ok, allora sono passati un po' di giorni. In realtà pensavo che la clip che avete appena visto fosse l'ultima che avrei fatto. Intanto vi faccio vedere quanto è carino lui mentre dorme. Guardatelo, adesso sono un po' svegliato. Comunque, quello che vedete qua è un piccolo parco giochi che ho costruito per lui perché mi sono resa conto che la gabbiettina era molto piccola e comunque lui si annoiava e quindi ho deciso di costruirgli questo parco giochi. Ho usato una scatola trasparente e ci ho messo appunto questo ponticello dove attualmente sta dormendo e guardate quanto è carino! Poi qui c'è la ruota, dove va tutta la notte in pratica, mentre qua c'è un giochino dove deve salire, è molto carino. Laggiù in fondo ci sono il cibo e l'acqua e vabbè, qua c'è la vecchia ruota che alla fine ho tolto dalla vecchia gabbietta che però lui usa ancora. In realtà adesso l'ho messo solo nel parco giochi per farlo ambientare un attimo, ma in realtà lui fa il pendolare tra la vecchia gabbietta e il parco giochi e diciamo che lui di solito dormirebbe nella gabbietta. Guardate quanto carino con questa bellissima visuale di Spike. Io vi saluto, chiudo qua il video, lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Scrivetemi nei commenti se avete qualche suggerimento per prendermi cura di lui, visto che comunque è il mio primo animale domestico, quindi non so bene come trattarlo, anche se ormai ce l'ho da quasi una settimana e stiamo già facendo molta amicizia. E nulla, Spike vi saluta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!